Mi chiamo Howard Phillips Parker e questa è la storia della fine dell'umanità. Nel 1937 mio padre, John Parker, era riuscito a fuggire dalla base polare Schloss Adler grazie all'intervento misterioso di un uomo chiamato Ryan. Nessuno credette alla sua storia dei prigionieri del ghiaccio. Si sposò e io nacqui poco prima che il mondo precipitasse nel caos. Mio padre decise allora di confidarmi tutto ciò che sapeva. Divenni quindi un esperto del culto di Cthulhu ed ereditai una pietra magica che permetteva di far apparire il Necronomicon. Nel 1989, dopo il caos totale, mi mise al comando di un gruppo di sopravvissuti e riuscì a penetrare in quello che restava di Schloss Adler, nella speranza di trovarvi il segreto dei prigionieri del ghiaccio. Inventai un'arma capace di sopraffare i mostri, il Freeze and Destroy. Ma quegli esseri mostruosi erano troppo numerosi. Allora produssi delle copie del disco del sole che era stato trovato da mio padre e decisi di inviare nel passato mio figlio Ian, facendolo accompagnare dal tenente Shelton. Al collo di mio figlio avevo appeso una medaglia in acciaio recante il suo nome, Parker Ian. Un prigioniero del ghiaccio attaccò Ian Shelton al momento del trapasso, ma riuscì a portare via solo un frammento della medaglia di Ian. Se qualcuno legge il messaggio, allora mio figlio Ian è arrivato sano e salvo a Londra con Shelton e l'umanità può ancora essere salvata. Ho trovato il modo per salvarvi. Questa porta del sole permette di navigare nel tempo e nello spazio. Varcandola, voi sarete teletrasportati sani e salvi su una base britannica. Abbiate fiducia in me. Ryan, venga con noi. Idrik e Narakamo sono diretti a Innsmouth per celebrare il culto che farà ritornare i grandi antichi sulla Terra. Deve ritrovarli. No, Ryan, venga con noi. Non posso. Suo padre ha ragione. Faccia attenzione ai paradossi del tempo, giovanotto. Diane mi ha raccontato quel che è successo nell'ufficio del conservatore della biblioteca. Dammi il disco del sole, snello! Spiacente, caro signore, ma ci è stato rubato ieri. Verdammt! Niente storie! Il disco! Signor, questo ufficio è vietato al pubblico. Dov'è il disco del sole? Non sta scherzando! Attacca! Come può vedere? Caro signore, io non vedo niente. Sono cieco. Ci sono strani mondi eterni dove persino la morte può morire, in grado di fare morire anche la morte. Innsmouth, sala dello stregone Narakamus, 18 gennaio 1937.
I grandi antichi finalmente riacquisteranno il loro trono e regneranno fino alla fine dei tempi, quando pronuncerò per la terza volta l'incantesimo N'Garr-Cthulhu. Cthulhu ritornerà e una razza padrona dominerà gli uomini. Il cerchio di pietra potrà essere distrutto solamente se verrà rimandato nell'abisso del tempo con il disco del sole. Per respingere Cthulhu sarà allora necessario attirare nel campo delle forze l'uomo dalla maschera di metallo. Dietrich sapeva che tu eri un osso duro. Sospettava che ti avrei trovato qui. Siete riuscito a tenere nascoste le vostre carte molto bene sin dall'inizio, Sears. Povero Jan, il gioco per te è terminato. Che ironia della sorte. Tuo padre aveva riposto tutte le speranze in te per salvare l'umanità ed io sono il miglior amico di tuo padre. Niente male per un dilettante. John Parker è tuo nonno, ma non lo so. Riconosco bene il figlio di Howard Parker. È troppo tardi. Dietrich e Narakamus sono già in procinto di celebrare la cerimonia che riporterà Cthulhu su questa terra. Prega il tuo Dio un'ultima volta, Jan. Ho cambiato identità 16 anni fa. Ero il tenente Shelston, che tuo padre aveva inviato insieme a te nel passato. Quel viaggio nel tempo mi ha fatto capire la potenza dei grandi antichi. E mi consacrai all'adorazione dei grandi antichi. Dietrich si mise in contatto con me nel 1925 e mi fece entrare in una società segreta che praticava i riti cthulhiani. Uno dei suoi membri era un essere dalle facoltà straordinarie. Quello spirito capace di fanatizzare le folle divenne una marionetta nelle mani della setta. Sua missione non era che la prima tappa di un piano mostruoso. Instaurare il caos totale e preparare il ritorno sulla terra dei grandi antichi! Ora farò quel che avrei dovuto fare 30 anni fa, arrivato a Londra. Cthulhu!
Yoi! Occorre lanciare un sortilegio su questi intrusi. F'tang Cthulhu Yae! F'tang Cthulhu Yae! Sono ritornato dal futuro! Guarda il mio nuovo volto! Guarda il volto di colui che ti aprirà la porta! Il Necronomicon! Il Necronomicon! No! Base Edwards, 20 gennaio 1937. Papà, che cosa è successo a Ryan? Sarebbe dovuto ritornare. Oh, Diane, lui non ritornerà mai più. Non si può giocare impunemente con il tempo. In questo momento Ryan è certamente scomparso per sempre in un altro spazio. Nel nostro mondo Ryan non è mai esistito. No, non è vero. È stato lui a salvarci. Lui ha cambiato il corso delle nostre vite. Ryan esiste. Io non potrò mai dimenticarlo. E lui ritornerà. Gli Aymara vivevano in pace a Tiwanaku. Fino al giorno in cui comparve un uomo dai capelli biondi. Egli usurpò il trono del re degli Aymara e divenne il dio di tutti gli esseri divini. E così sarà quel che è stato. Base Edwards, 20 gennaio 1937. Ryan, Dio sia lodato, lei è sano e salvo. Com'è riuscito a fare ritorno nel nostro mondo, ragazzo mio? Ho molte cose da raccontarle, nonno. Moltissime cose, perché esistono strani mondi in grado di far morire anche la morte. Gli Aymara vivevano in pace a Tiwanaku, fino al giorno in cui comparve un uomo dai capelli biondi. Egli usurpò il trono del re degli Aymara e divenne il dio di tutti gli esseri divini. E così sarà quel che è stato.